In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, sabato 10 di luglio, decimo giorno alla devozione del preziosissimo sangue, e come detto negli altri giorni, in descrizione vi saranno i link che ci portano al santo del giorno, alla novena della Vergine del Carmelo e al pensiero di Padre Pio. Detto questo, il Vangelo di oggi non ha una vera e propria spiegazione su quello che è il concetto che il nostro Signore dà. Lo lascio a voi una libera interpretazione. Mi fermo su una frase. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Che cosa vuol dire questo? Noi veniamo da un concetto psicologico, soprattutto degli anni precedenti, in cui chi aveva un diradamento del cuoio capelluto viveva una vera e propria, così, un vero e proprio senso di inferiorità, anche psicologico. Quindi l'affrontare una società che in qualche maniera ridicolizzava la perdita dei capelli per un ragazzo soprattutto era una questione veramente dura da affrontare. E ancora oggi esistono persone che lavorano sulla tricologia, sulla ricrescita del capello o sui trapianti dei capelli. Ecco, ci sono delle situazioni in cui veramente fino a pochi anni fa l'avere una perdita di capelli per la società era ancora un qualcosa di ridicolo, era un qualcosa da bullizzare, era un qualche cosa da ritenere quasi così lecito poter prendere in giro una persona che soffriva. Ecco, anche qui la nostra società ha fatto dei passi in avanti, si è resa conto che è un problema psicologico tutt'altro che facile da affrontare. Detto questo, il concetto che noi appunto oggi vogliamo affrontare è proprio questo, un concetto che parte dal fatto che oggi la società che è evoluta trova nel calvo anche una persona piacente, ma lo era già anche ai tempi. Nei tempi precedenti, se noi prendiamo Yul Brynner, oppure non so, tipo anche Felice Wallace o altri attori americani che hanno avuto comunque questo tipo di look, abbiamo trovato in loro personaggi veramente piacevoli e gradevoli. Quindi ancora una volta l'aspetto fisico è una libera interpretazione dell'essere umano e di chi sceglie di averne un gusto così. Io vedo una persona che probabilmente non ha i capelli per una sua libera scelta, perché comunque vittima di qualsiasi patologia che ci possa essere, dall'alopecia o comunque un diradamento naturale, e posso trovare una persona gradevole lo stesso. Quindi oggi la moda di essere col cranio rasato è una moda che va abbastanza alla grande, quindi nessuno oggi si trova ad affrontare una situazione così di, come dicevo prima, appunto, bullismo, di scherno, di essere ridicolizzato da chiunque. Quindi che cosa succede oggi? Che cosa dobbiamo imparare oggi da questo?
che sicuramente la calvizie era un problema magari minore nei tempi passati, ma in questo ci viene in incontro un altro passo biblico, il passo biblico del secondo libro dei Re, al capitolo 2, versetti 23-24. Alcuni ragazzi beffeggiarono Eliseo dicendogli di salire e chiamandolo calvo, per cui Eliseo gli maledisse nel nome di Dio. Poi due orsi uscirono dal bosco e sbranarono 42 dei ragazzi. Ecco, qui ci troviamo davanti a un momento biblico veramente imbarazzante, in cui un uomo di Dio, un uomo dotato di Spirito Santo, un uomo che aveva tutta la forza che Dio poteva donargli, perché comunque la forza dello Spirito Santo è una forza di Dio, quella forza lui la usa per maledire delle persone e per ucciderle. Noi oggi non potremo mai comprendere che un uomo, anche se è vittima di bullismo, possa in qualche maniera uccidere 42 persone perché gli dicono calvo. E nello stesso tempo noi non possiamo accettare che un Dio permetta che 42 persone, 42 bambini, 42 ragazzi, ma anche se non fossero bambini, ma fossero persone, hanno la stessa così dignità di poter vivere, vengono uccisi solo esclusivamente perché una persona si offende, perché gli dicono calvo. Ecco. Quindi, di conseguenza, cosa noi dobbiamo trarre da questo insegnamento? Il problema non era tanto nel fattore dell'umiliazione di Eliseo, che ci poteva anche stare, ma il fattore è proprio questo. Anche i capelli di una persona sono contati. Quindi se Dio ha permesso che Eliseo con tutta la sua forza fosse calvo, c'era un motivo ben preciso, e Eliseo in quel momento interpretava lo Spirito Santo. Quindi quando quei 42 ragazzi hanno avuto l'ardire di prendere in giro Eliseo, in quel momento stavano prendendo in giro Dio. In quel momento Eliseo interpretava al massimo lo Spirito Santo, in quel momento quei ragazzi, anche inconsapevolmente, sbeffeggiavano lo Spirito Santo. E si sa che chi bestemmia lo Spirito Santo non può essere perdonato né in questa vita né in quella prossima. Quindi molte volte, quando noi abbiamo una difficoltà anche di accettare le parti più dolorose della Bibbia, in realtà dobbiamo capire che esistono degli equilibri molto molto difficili da interpretare a livello umano e che il Signore ci mette davanti. Quindi quando appunto noi leggiamo di un Dio buono, che ci dico, no, è un Dio giusto, fatto in una certa maniera che noi non possiamo comprendere, possiamo solo accettare. E in questo modo potremo vivere meglio la nostra vita di cristiani, nella consapevolezza che comunque è un Dio che ha una certa sensibilità, è un Dio che perdona tanto, che perdona tutto, ma su certe cose non lascia scappare niente. Ecco, quindi la lezione che oggi ci dà il Signore è proprio questa. Non possiamo mai comprendere quanto sia l'infinita misericordia di Dio, ma non possiamo neanche comprendere quanto sia l'infinita giustizia che Dio pone davanti a coloro che lo rappresentano. Quindi l'equilibrio che noi non riusciamo a comprendere, perché vediamo persone bestemmiare in maniera incredibile eppure non gli succede niente, e vedere ragazzi che solo perché hanno detto calvo sono morti. Ecco, è qui che noi riusciamo forse a capire quanto ancora una volta il Signore si faccia umiliare per noi attraverso certi tipi di bestemmie, però su certe altre cose dice no, questo non te lo permetto. Ecco, forse il Signore ha lasciato che si potesse fare tutto di lui in questi ultimi secoli e l'ha lasciato passare. Lascia meno passare qualche piccola cosa, ma ricordiamoci che la misericordia che lui offre a noi, di tutte quelle piccole cose che lui non ci concede. Sia lodato Gesù Cristo.
La.